La strada provinciale 32 Carlentini-Pedagaggi, dopo i lavori di posa dell'asfalto completati a settembre del 2022, quindi pochi mesi fa, è nuovamente impraticabile perché in alcuni tratti è saltato l'asfalto. I lavori sono stati finanziati dalla Regione Siciliana per circa 2 milioni e mezzo di euro. È inconcepibile quindi che a distanza di pochi mesi questa importante arteria non sia in grado di assicurare l'incolumità degli automobilisti e soprattutto dei centauri a causa delle voragini che costellano gran parte della carreggiata in direzione di Pedagaggi. La strada, addirittura, dopo la posa dell'asfalto di scarsa qualità, è priva anche della segnaletica verticale e orizzontale, per cui nelle giornate di maltempo il rischio per gli automobilisti e centauri è abbastanza alto. Gli abitanti di Pedagaggi, inoltre, mettono in evidenza le pessime condizioni in cui versa gran parte della carreggiata, larga appena 5-6 metri contro i 7 regolamentari. È possibile quindi lasciare un'arteria strategica come questa senza controlli e quindi al suo destino?